Buongiorno a tutti, sono Luigi Onaraco, se preferite, benvenuti al 50 stamina di Super Buki, scusate, di Kid Buu. Primo tentativo, ho visto un team che non voglio portare nella guida perché non so come giri e porterò quindi soltanto in questo video pre-guida, prima impressione del 50 stamina, ovvero un Full AGL, Vegeta LR Amico, SA16. Ringrazio i miei amici per aver preso poco tutti i PG, quindi alla fin fine posso astenermi dal pullare. E andiamo, il team ha 233.000 HP, mica male. Vediamo un pochino come ce la caviamo. Allora, la fase 1 è super buff fisico, no, niente di particolare. Abbiamo la turnazione messa abbastanza malino. Oddio, neanche troppo in realtà, neanche troppo. È accettabile, non è la turnazione completa che voglio, però è accettabile. Il team è quasi completo, se devo essere sincero. Il team è molto vicino alla completezza. Mancherebbe Super C17, buona. Perché fidatevi, io preferisco giocare dai test che ho fatto fare e... Scusate. Dai calcoli che ho fatto preferirei giocare mono Majin Vegeta LR, quindi ci sta. Vabbè, la fase 1 non mi pare sia durata molto, capisco. Fase 2, qua la turnazione è già perfetta, qua è già perfetta davvero. Allora, Majin Vegeta, chiariamoci Majin, io da quello che so di te non devi lanciare la special eccessivamente grossa. In realtà qua non mi lanci un emerito nulla, se dobbiamo essere sinceri, perché ci sono turnazioni del piffero. Allora... è una turnazione del piffero, quindi non lancerai neanche una special. Oh, la gente che rompe. Tolgo Inter, sai, si spera sempre che la gente non disturbi già di prima mattina. Vabbè, vai Rosè. Avrai modo di rifarti, immagino, avrai modo di rifarti. Vai Vegeta. Capisco. Va bene. Fase 3. Un attimo solo che tolgo internet. Ok, rieccomi. Allora, adesso parliamone. Da quello che so, perché era un'info di servizio che veniva da... In questa fase, nella prossima, ci sarà uno spam di special abbastanza importante. 4.000. Quindi andiamo di... Ah, cavolo, non ho portato i Baba. Ho sbagliato, non ho già portato i Baba. Allora, se lanciasse 3 special siamo morti, matematicamente. Quindi lanciamo uno Yarm e vediamo come la situazione, se inizia già a spammare special in sta forma, oppure se magari le lancia solo nell'ultima. 4, fa 24 chi cattiva come non ci sia mai. E poi un attacco normale. No, ok, vabbè. Può non voler dire nulla la prima di special. Quindi special può non voler dire nulla. Vediamo la riduzione dei danni che ha. 400 non mi pare abbia riduzione. Ma no, non posso non avergli messo riduzione. 278.000, sì, c'è riduzione, ma è abbastanza di merda. Che riduzione è? 20-30% direi a questo punto. Aspettavo un pochino di meglio. No, ok, spamma special. Ho già iniziato a spamma special. E vabbè.
storia è questa? Cioè davvero spammato tre special in un turno? Sul serio? Non è una battuta. Davvero ho spammato tre special in un turno. Capisco. Non era previsto. Non era affatto previsto. Uh, 30, 40, 80, 160, 240. Margin faranno un po' meno, direi. Quindi dovrei reggere. Sempre che lui ci arrivi, eh. Perché non ho la certezza che arrivi al prossimo turno il nostro caro amico, ve lo dico. Può arrivarci, non lo nego, ma non è così sicuro. Perché questo dovrebbe togliere una barra almeno. Quasi. Ok, vai. Se vi chiedete perché ho lanciato... Ah, ok, è morto. Perché se vi chiedete perché ho lanciato queste e non la 24 key, è perché la 24 key fa molti meno danni. Parecchi di meno. È inferiore come danno dato che è. Margin Vegeta è fatto davvero bene. Ok. Questa allora mi preoccupa. Relativamente, ma mi preoccupa a sto punto. Allora. Partiamo da un presupposto, devo essere sicuro di quello che faccio. Prima volta che lo affronto, non ho ancora troppi dati, non posso rischiare eccessivamente. Posso rischiare sì, ma non voglio rischiare io troppo, quindi andiamo così per il primo turno. Certo, avrei potuto fare un'altra cosa, ma vabbè. Ho sbagliato a non portare i Baba, non ho modificato... Oh, vabbè, 520.000, direi 2 milioni. Ti è messo abbastanza male, ragazzo, te lo dico. Se questa è la tua potenza, porello, cioè... È un po' sottotono, una mia impressione. Allora, adesso tipo 33.000. Così. E torniamo al milioncino di danno. Lui ha attacco e difesa debuffati. Sì, sto usando molti item, ma è perché non conosco la battaglia. Quindi voglio essere sicuro che vada bene, oltre che non conosco il team. Perché è la prima volta che lo provo. Nonostante vedo che sta girando abbastanza bene, divertente. Ah, perché non ha spammato special a sto giro? Eccole. No, vabbè, ha stannato Majin Vegeta. Ok, vabbè. È stato bello. È stato bello Kid Buu, è stato molto bello, ma non te lo meritavi, non te lo meritavi, assolutamente. Beh, chiusone qua e fatto. Peccato, mi aspettavo, oddio no, in realtà abbiamo... Scusate, abbiamo evitato il 90% della battaglia, quindi... È andata relativamente. Ok. Sì, sono pronto per la guida. Sono pronto per la guida, direi. Non è chissà cosa. Portando i giusti PG lo sfondi di un male che la metà basta. Comunque, grazie per aver seguito. Il team ha girato, è divertente da usare. E noi ci vediamo con la guida. O meglio, noi ci vediamo col prossimo video perché voi avrete visto la guida molto prima di questo video. Alla prossima!